questo incontro sugli stili di vita sostenibile, abbiamo chiamato Vivi Sostenibile, riguardo principalmente il tema dell'energia. L'isola che c'è, 3 anni fa, ha fatto partire un progetto che si chiama Energy Como, che vedete ha rappresentato un po' anche il topic che iniziamo, che sostanzialmente era teso alla diffusione della cultura dell'energia sostenibile. Parliamo di cultura perché è proprio un approccio diverso al tema dell'approvvigionamento energetico, che è sempre stato fondamentale per le attività umane, anche per l'attività di una famiglia, ma che negli ultimi anni ha aperto delle possibilità nuove, anche perché si sono create consapevolezze nuove del tema energetico. Quindi stasera partiamo un po' da un'inquadratura di che cos'è il fabbisogno energetico di una famiglia. Vediamo come attualmente è soddisfatto e vedremo anche la possibilità di seguire un modello alternativo a quello attuale. Come dicevo, il progetto Energy Como, che è nato dall'isola che c'è, si è da subito allargato al coinvolgimento di una serie di aziende del territorio comasco. Qual è l'idea di fondo che c'era? È che questo nuovo approccio richiede da un lato una corretta informazione, cioè sapere che le cose si possono fare in maniera differente. Dall'altro, una volta che una famiglia è consapevole di queste possibilità, offrire la possibilità di fare questi interventi. Offrirli con l'ottica dell'economia solidale, quell'ottica che abbiamo sperimentato come isola che c'è, principalmente nei gruppi di acquisto solidale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire vedere il rapporto, in questo caso economico, non solo come un rapporto tra uno che ha bisogno di un servizio e uno che lo vende, un rapporto solo commerciale, ma molto più un rapporto collaborativo con le aziende, un rapporto in cui l'esperienza positiva fatta con un'azienda diventa una valutazione dell'azienda. Tipica cosa, tante volte quando noi dobbiamo comprare un bene, specialmente quando è qualcosa di un po' grosso, magari ci rivolgiamo a un parente, a un amico che ha già fatto un intervento. Ah sì, guarda, io ho già cambiato le finestre, sono andato a questa azienda, mi sono trovato bene, mi dai, dammi il numero che mi sento anch'io. Come possiamo fare che questo meccanismo esca da un ambito molto più ristretto dell'amico, del parente, ma che permetta a una comunità di famiglie di scambiare esperienze positive, specialmente perché sono rafforzate non solo dal parere positivo di una famiglia, ma anche dal parere di persone con una preparazione tecnica che hanno potuto valutare questa cosa. Quindi l'isola che c'è ha coinvolto delle persone con una preparazione tecnica per questo, nei loro progetti, sia come consulenti che come volontari, anche perché pian piano questo stile si è allargato a persone del nostro territorio che, avendo una passione, avendo le competenze, prestano il loro servizio per aiutarci in queste valutazioni. E dall'altro, proprio quello di famiglie che, avendo già fatto una serie di interventi, possono dire ad altre famiglie: io con questa azienda mi sono trovato bene, quello che ti propongono ha l'avallo della mia esperienza. Proprio per evitare di lasciare tutto invece a quei circuiti prettamente pubblicitari che più delle volte ci creano molta confusione e che non riescono neanche poi a premiare un'azienda che, pur lavorando bene, non sceglie questo canale principale commerciale, anche perché più delle volte non ha la forza di fare una campagna pubblicitaria come per esempio in questo settore può fare energia o cose di questo tipo. Quindi, detto questo contesto, andiamo avanti a inquadrare un po' più in dettaglio il problema. Quindi parleremo del nostro fabbisogno energetico, il nostro come famiglia in questo caso, partendo da dove viene l'energia che noi usiamo adesso, parlando poi di risparmio energetico di fonti rinnovabili come modalità diverse di approcciarsi al problema del fabbisogno energetico. E vedremo anche in dettaglio, concretamente, dei piani economici per l'energia sostenibile. Cioè, ok, mi piace questo approccio, è un approccio che comunque richiede una trasformazione, un cambiamento, che ha bisogno di investimenti da parte della famiglia. Ecco, questi investimenti come possiamo valutarli? Proprio a livello di dire: dovrò impiegare delle mie risorse, ma queste risorse mi daranno un ritorno che, come vedremo, potremo valutare da 3 punti di vista.
quello del fabbisogno energetico inteso come riduzione dello spreco attuale, dall'altro come riduzione delle spese e dall'altro come riduzione dell'impatto che il nostro fabbisogno energetico ha sul nostro ambiente. Questi qua sono poi i tre punti di vista con cui affrontiamo il problema e che invitiamo ad adottare come modalità nuova di porsi in confronto di questo problema. Quindi energia ha tre punti di vista. I tre punti di vista che vedremo sono misurabili con tre unità di misura. Quello più tipico dell'energia, che chiameremo kilowattora, è prettamente usato per l'energia elettrica, ma noi lo useremo anche per altre forme energetiche per poterci uniformare, no? Come dire che se devo paragonare quantità diverse di frutta, mele e banane, è meglio che entrambe le misuro in chilogrammi, non in pezzi, perché sennò una mela non pesa come una banana, se ti ho detto che è ciliegie diventa difficile, no? Quindi useremo kilowattora come unità di misura standardizzata per i nostri fabbisogni energetici. Vedremo che a una valutazione in termini di energia corrisponde una valutazione ancora più conosciuta, che è quella degli euro, quanto ci costa. Però adesso ce n'è una terza, che è molto importante, che riguarda l'impatto ambientale del nostro fabbisogno energetico, che misureremo in chilogrammi di anidride carbonica. L'anidride carbonica è stata presa come indicatore dell'impatto ambientale perché è il principale concorrente al cambiamento globale, del riscaldamento globale in atto sulla Terra, dovuto all'attività energetica dell'uomo. Ok? Quindi impareremo che, ecco, per far andare una lampadina per tot ore mi servono tot kilowattore, costano tot euro, ma che emettono in atmosfera tot chilogrammi di CO2. Cominciamo subito a vederci anche qualche, non solo unità di misura, ma a renderci conto, no? Una modalità molto diffusa era quella di illuminare le nostre case con lampadine incandescenza. La lampadina incandescenza, dico sempre, noi le consideriamo degli strumenti fatti per illuminare, in realtà se uno guarda come l'energia viene utilizzata nella lampadina incandescenza, è un effetto molto collaterale quello dell'illuminamento. L'effetto principale è il riscaldamento. Una lampadina usa, a incandescenza usa circa il 96% dell'energia per scaldare e il 4% per illuminare, quando noi vogliamo usarla per illuminare. Però stiamo sulla lampadina incandescenza per cominciare a renderci conto. Una lampadina incandescenza da circa 100 watt, quella che si usa per illuminare un locale, se la facciamo funzionare per 10 ore, consuma un kilowattora. Un kilowattora è quel tipo di servizio. Come vedremo tra poco, lo stesso effetto di illuminazione possiamo averlo con molti meno watt ora, usando una lampadina che faccia più la lampadina e meno il forno elettrico. Altri utilizzi dell'energia elettrica possono essere, per esempio, con un kilowattora stiro per 2 ore. E stirare per 2 ore, chi di voi lo fa, è una bella stirata. Oppure faccio 2 lavatrici a 40 gradi. L'importante è 40 gradi, perché se invece 40 lo faccio andare a 90 gradi, la lavatrice ne faccio un terzo. Perché la lavatrice l'80% di energia la utilizza per scaldare l'acqua. Tanto è vero che potrei scaldarmi l'acqua in una maniera più efficiente, non usando per esempio l'energia elettrica. Però ecco, sono idee che cominciamo a mettere. Potremmo addirittura pensare di riscaldare una casa, non tanto utilizzando le stufette elettriche, perché non è proprio una buona forma di riscaldamento, quantomeno di utilizzo di un'energia cosiddetta nobile come quella elettrica. L'elettrica è chiamata energia nobile perché fa tante cose. Come vedete, no? Stiro, faccio andare il computer, accendo la luce, faccio andare la lavatrice e riscaldo. Il riscaldamento posso farlo con altre forme di energia che riescono a fare solo quello. Però ci dà l'idea anche della sua versatilità. E addirittura oggi possiamo già cominciare in termini di kilowattora per spostare un'automobile con l'elettricità. Perché, tanto per darci un'idea, se io considero un'auto a combustione interna come quella che usiamo noi, benzina, gasolio, gas o metano, tutte funzionano alla stessa maniera. Funzionano usando un combustibile fossile che in media ha un contenuto energetico di circa 10 kWh per chilo, litro, metro cubo, e con il quale facciamo una distanza che varia dai 12 ai 22 km. Quindi teniamo che il caso migliore, 22 km con 10 kWh, vuol dire che con 1 kWh faccio 2 km. Il signore che c'era qui, che è uscito un attimo, ha una Twizy, che vedete giù, ok? È
è più uno scooter anche se ha quattro posti, ha quattro ruote, quello fa 80 km con 3 kWh, vuol dire che con 1 kWh fa circa 27 km, 27 km contro 2. Questo è il rapporto attuale tra uno scooter elettrico e un'automobile. Se prendessimo un'auto elettrica, tanto per fare un confronto tra i due, un'auto elettrica fa 10 km con 1 kWh, quindi consuma 5 volte di meno. Torniamo sul paragone. Spero non vi perdiate con tutti questi numeri, perché io sono bene chiari, però è semplicemente per dirvi che un'auto elettrica corrisponderebbe a un'auto termica che fa 100 km con un litro. Questo è l'ordine di grandezza della differente approccio all'utilizzo di energia. Abbiamo detto che al kilowattora uniamo l'impatto che ha sull'ambiente. L'impatto che ha sull'ambiente vuol dire quanti chilogrammi di CO2 io produco. Qui è un po' piccolino, anzi, apro una parentesi, siccome nella presentazione useremo tanti numeri che non pretendiamo che impariate a memoria né purtroppo riusciate magari a vedere se siete un po' in fondo. Per chi è interessato, se ci lascia un indirizzo email, vi mandiamo la presentazione in formato PDF. L'indirizzo email serve solo per avere questa presentazione qui e per chi vuole, per essere informato di iniziative come questa, di sensibilizzazione, di informazione che teniamo. EnergiComo, come isola che c'è, ha anche uno sportello energia presso le acque di Como, in cui uno può venire a chiedere tutta una serie di consulenze in ambito energetico, dalla lettura della bolletta elettrica o del gas a valutazione di preventivi o diagnosi energetiche. Diamo un indirizzo email per stabilire un contatto, quindi se volete questa presentazione qua, poi ci lasciate un indirizzo e ve la spediamo, ok? Questo per dire che quando noi produciamo energia elettrica con gas naturale, il metano, come avviene in Italia per il 55% dell'energia che produciamo, noi da un metro cubo di gas metano che avrebbe una sua energia di 10,5 kWh riusciamo a estrarre circa, qui abbiamo detto 3,28 e qualcosina di più con gas metano, direi intorno ai 4,5 kWh, meno della metà, e con questo produciamo circa 2 kg di CO2. Questo è un po' il rapporto. Se poi lo moltiplichiamo per tutti gli altri, per le quantità che noi utilizziamo, cominciamo a vedere, lo vedremo tra poco, quanta è la CO2 che ognuno di noi come famiglia immette annualmente nell'aria. La cosa diventa peggiore quando si usa il gasolio o il carbone per produrre energia elettrica dal punto di vista di produzione di CO2. Questo grafico, che è molto interessante benché molto ricco di informazioni, quindi che lontano si perde un po', è il costo dell'energia elettrica da 2004 al 2013, che ha avuto questo tipo di andamento. Per darvi la scala, nel 2004 un kilowattora lo pagavamo 12 centesimi, nel 2013 lo stiamo pagando 19 centesimi, quasi 20, ok? Questo è il caso di una famiglia media italiana che consuma 2700 kilowattora all'anno. Qui andate a casa, prendetevi la vostra bolletta, ormai tutti i fornitori mettono anche un'indicazione più o meno precisa del consumo annuale e fate un'idea di quanto siete dentro qua. Perché poi vedremo, è importante la quantità di energia sul costo del singolo kilowattora. Però teniamoci questa idea qua, no? Che in, qua segnato in 8 anni, è aumentato del 50%. Ok? Cioè l'energia sta crescendo a un livello di inflazione molto più alto degli altri beni che abbiamo. Il secondo, aspetto è come è composto il prezzo dell'energia. La parte verde è il costo dell'energia in se stessa, ok? Solo l'energia. Poi bisogna sommare una serie di altri componenti che sono quelli arancioni, i costi di rete, cioè quanto costa tenere in piedi tutta la rete di distribuzione elettrica in Italia. La parte in azzurrino sono i cosiddetti oneri generali del sistema, cioè una serie di cosiddette accise che vengono applicate sul costo dell'energia elettrica per finanziare una serie di attività. In ultimo sono le tasse che vedete qui. Vediamo già che quindi il peso della sola energia è circa il 60% di quello che noi poi compriamo. Cioè comprando un chilowattora di energia compriamo anche una serie di altre cose. Ho capito che dire comprare le tasse non è proprio il termine normale che uno usa per valutare le tasse, però in realtà è quello che stiamo comprando.
Per il metano abbiamo una situazione analoga, cioè di aumento del prezzo. Qui la scala temporale più stretta è dal 2009 al 2013. Nel 2009 il prezzo per un cliente, per una famiglia, era 68 centesimi al metro cubo, sto usando qui, e è diventata a giugno 2013 89, è scesa leggermente quest'anno, no? Si parlava di una diminuzione di cose, però certo è scesa del 3% dopo che in 4 anni era aumentata del 35%. Questo qui vuol dire che un aumento del 35% diventa un aumento del 35% della nostra bolletta. Una bolletta termica mediamente per una famiglia italiana è intorno ai 1400 euro all'anno, vuol dire il 35% di 1400. Tanto per dare l'idea dei numeri che girano intorno su questo. Semplicemente perché noi abbiamo un certo fabbisogno per scaldare la nostra casa. Ma la domanda diventa, l'energia che adesso usiamo per la nostra casa è veramente quella che serve per farci stare in condizioni di comfort, cioè a una temperatura media di 20 gradi durante l'inverno? Noi lo diamo per scontato, che devo pagare tutti quei soldi lì. In realtà non è assolutamente per scontato che serve. Dipende molto dalle prestazioni della nostra casa. Un ultimo dettaglio che non è poco importante riguarda da dove viene l'energia che non usiamo. La maggior parte, anzi, per la quasi totalità dei nostri casi, noi siamo solo degli utilizzatori di energia, non produciamo energia. La dobbiamo comprare e la compriamo in Italia da una serie di società italiane. La cosa interessante per il sistema paese è che questa energia che noi compriamo da qualche società italiana, a sua volta è stata comprata da qualche società che non è italiana. L'84% dell'energia utilizzata in Italia viene dall'estero ed è una percentuale veramente molto molto alta. Altri paesi, quando salgono sopra il 50%, dicono siamo in una situazione pericolosa perché la nostra economia è in mano a chi ci rifornisce di energia. Noi viaggiamo tranquillamente su questi ordini perché le fonti convenzionali di energia l'Italia ne ha poche. Noi abbiamo poco petrolio, abbiamo poco gas, non abbiamo praticamente carbone. Tanto è vero che è una cosa interessante dato per capire come funziona l'Italia. Se guardiamo la produzione italiana di energia, cioè quella che ci facciamo con le nostre risorse, per il 63% è rinnovabile. È molto alta come percentuale. Certo, noi produciamo il 15% del nostro fabbisogno, forse si fa la svelta arrivare a quelle percentuali, però è anche un indice di una vocazione che ha un paese. Noi non siamo un paese fatto per le energie fossili, perché non ce l'abbiamo. Viceversa, siamo un paese in Europa che ha più energia idroelettrica, perché siamo fortunati, abbiamo tante montagne con i loro ghiacciai, i bacini che abbiamo messo. E abbiamo tanto sole. E abbiamo discreto vento. Però attualmente non lo stiamo usando tanto quanto le sue potenzialità. Ci siamo un po' sviluppati negli ultimi anni, anche in maniera molto scomposta come sistema paese. Però potremmo fare molto di meglio con quelle che sono le nostre risorse. Che, e questa è una cosa molto buona, sono risorse rinnovabili. Quindi sono risorse che non valgono solo per questa generazione, che sarà probabilmente la generazione che finirà il petrolio, ma valgono per le future generazioni. E sono una forma di energia che lascia il pianeta come l'abbiamo trovato. Mentre naturalmente stiamo lasciando un pianeta a chi ci seguirà ben diverso da quello che abbiamo sperimentato. Perché una piccola parentesi sui cambiamenti climatici, se andiamo avanti come stiamo andando e superiamo la soglia dell'innalzamento di 2 gradi centigradi, si innescherà un meccanismo di reazione positiva che si autososterrà e rapidamente si porterà a un aumento di 5 gradi centigradi. A quel punto lì le ripercussioni sull'abitabilità delle nostre zone saranno molto forti. Quest'estate io abito in provincia di Milano. A 6 km dal mio paese è arrivata una tromba d'aria che per la prima volta è stata chiamata tornado, perché non era più solo una tromba d'aria. Sono andato a vedere cosa è successo, è impressionante, perché vedere dei capannoni con le pareti abbattute dal vento, delle automobili sollevate e poste su una recinzione, ti fa vedere cosa vuol dire un vento a 300 km orari che arriva a 6 km da casa tua.
e queste sono delle cose che in pianura padana arriveranno più frequentemente, perché ci sono le caratteristiche per fare in modo che quando succede, come c'è stato quest'estate, che una grande massa umida e calda incontra una massa fredda e secca, succedono queste cose qua. E questo è un effetto dei cambiamenti climatici, più tanti altri che purtroppo non c'è nemmeno positivo, come il fatto che sta arrivando la malaria in Sicilia, perché le zanzare che la portano cominciano a trovare un habitat a loro congeniale sul nostro territorio. Il problema del cambiamento climatico, quando se ne parla, è talmente drammatico che poi diciamo non è vero, ma è qua dietro l'angolo se non si fa qualcosa. E il problema è che si deve fare qualcosa tutti assieme, perché non basta che lo faccia una nazione sola. Tanto è vero che questo qua è il più grande freno a fare in modo che qualcuno seriamente si impegni verso questo problema. Però su questo dovremmo dedicare qualche altro incontro. Andiamo invece avanti. Quindi stiamo parlando di emissioni, quindi qua si chiama un po' l'impatto che abbiamo sul pianeta, la nostra impronta ecologica. Per darvi un'idea, l'utilizzo di fonti fossili in Italia fa in modo che l'attuale consumo, per essere assorbito dal funzionamento naturale del pianeta, richiederebbe 5 volte la superficie italiana. Quindi l'Italia, come attualmente è gestita, ha bisogno di 5 Italie per tornare pari. E non ne abbiamo 5 Italie. Quindi stiamo consumando, inquinando troppo rispetto a quello che è il funzionamento del nostro ambiente naturale. Qui i numeri però sono molto piccoli, quindi devo dirveli io. È da questa situazione globale, stasera parliamo di quello che può fare una famiglia, perché vedremo che può fare qualcosa. Partiamo un po' da quelli che sono i fabbisogni di una famiglia. In media, qui ci sono dei dati statistici nazionali e dei dati statistici per la provincia di Como, che noi abbiamo raccolto con 40 diagnosi energetiche che abbiamo fatto nel 2012. Cioè sono dati molto più legati che al nostro territorio. Ci dicono che la famiglia media, parliamo della famiglia comasca, ha un fabbisogno annuo di 2660 kWh elettrici. Ha bisogno per il riscaldamento di 19.500 kWh. 2006 elettrico, 19.000 termico. Poi l'altra forma di consumo energetico una famiglia ce l'ha per i trasporti, che presto vediamo più avanti. Sostanzialmente, vedo se ho i dati totali, se ho fatto questo qua. Ok, su questo non abbiamo messo il consumo legato al trasporto, perché stasera parliamo più di come gestire il nostro fabbisogno elettrico e il nostro fabbisogno termico. Per darvi un'idea, una famiglia che mediamente ha un'automobile con cui fa 15.000 km in un anno, sostanzialmente ha un consumo in kilowattora per il trasporto che è appena sotto quello termico, è intorno ai 18.000 kWh. Adesso, lasciamo un attimo da parte i trasporti, torniamo su questi due qua. Una famiglia in media ha bisogno, il nostro kilowattora che dicevamo, di circa 22.000 kWh. Questi corrispondono a un'emissione di circa 5 tonnellate di CO2 ogni anno e a un costo totale per la famiglia che è intorno ai 2.000 euro. Ok? Faccio una ultima parentesi su come funziona il prezzo di energia elettrica, perché è una cosa importante da sapere, specialmente perché diventa uno dei ragionamenti che si possono fare quando passiamo a un risparmio energetico e a un'autoproduzione. Penso che tutti conosciate il sistema delle tariffe intese come zone tariffe orarie. Dal 2010 si sono diffuse le tariffe biorarie, cioè una tariffa diurna che va dalle 8 di mattina alle 7 di sera, normalmente più alta, e una tariffa notturna normalmente più bassa. Nel mercato tutelato questa differenza è circa il 10%, che vi assicuro non è così importante da dire non stiro di giorno ma stiro dopo mangiato la sera o faccio andare la lavatrice a una di notte disturbando il vicino, perché la quantità è veramente esigua, benché magari fare questa attività sabato o domenica può avere un po' di senso.
Diventa invece molto più interessante la variazione del costo in base alla quantità che si compra. E questo è un po' meno conosciuto perché è un po' meno pubblicizzato. Noi non paghiamo tutti i kilowattora allo stesso modo. Per chi ha un contratto di fornitura da 3 kW, che è la maggior parte delle famiglie, il prezzo del kilowattora varia per una serie di scaglioni. L'idea che c'è di sotto qual è? Non è perfettamente corretta. È di garantire una quantità minima di energia a un prezzo più basso. Ok? Perché l'idea è, come dire, diamo un minimo comune a tutti di energia a costo più basso. L'idea è quella di avvantaggiare chi ha meno risorse, però non sempre chi ha meno risorse ha meno consumi, perché io posso avere poche risorse perché ho tanti figli e ho anche un consumo più alto e continuo però a andare in fasce più alte. Però vabbè, il meccanismo è perfetto, non funziona in questo modo. Funziona in un modo per cui i primi 1600 kWh che consumano un anno, che è in mente che noi ne consumiamo 2007, quindi un po' più della metà, li pago circa 14 centesimi. Ok? Poi passo a pagarli 24 centesimi, cioè vedete, sale rapidamente, dai 1700 ai 2007, e qui sostanzialmente rientra tutto il consumo. Noi qua abbiamo messo un caso di 3000 kWh perché poi vedremo che è un po' più facile da gestire. Okay. Se consiglio un caso di 3000 kWh, sono intorno anche 300 kWh a 32 centesimi. E se vado più in su, sopra i 4400, la pago 35 centesimi. Quindi vuol dire che l'ultimo kilowattora che ho comprato, 35 centesimi, costa più del doppio del primo kilowattora. Vuol dire che ogni volta che il primo kilowattora che io risparmio è un kilowattora che costa il doppio dell'altro. Questo è un meccanismo interessante, perché vedremo che facendo anche interventi molto semplici, economicamente facili, come cambio il mio sistema di illuminazione, i primi kilowattora che devo risparmiare sono quelli più costosi. Se passa per esempio un sistema di autoproduzione con un impianto fotovoltaico, che poi vedremo come funziona, ci garantisce un autoconsumo, cioè uso la mia energia, di circa 900 kWh, io mi taglio via tutta questa fascia più grande. Alla fine cosa vuol dire? Che se prima pagavo in questa zona qui il kilowattora in media sono 27 centesimi, questi li elimino tutti e ho solo kilowattora nella fascia in cui li pago 16 centesimi. Quindi la media di mia kilowattora la pago a un prezzo più basso. Questo diventa un meccanismo molto interessante per cominciare a autoprodursi o risparmiare energia, che sull'elettricità ha questo ulteriore vantaggio. Okay? Adesso, dopo questo cappello piuttosto ampio su quello che è il nostro fabbisogno energetico, la sua impronta e da dove attualmente ci riforniamo, passiamo a vedere come può essere un modello alternativo. Vi lascio in compagnia di Michele Metzger di Ecoenergia, che è una delle aziende che partecipa al progetto EnergyCom. Buonasera a tutti, grazie Stefano, sei stato bravissimo. Sembra che sei stato chiaro e limpido. Proviamo a dare qualche indicazione invece su cosa si può fare dopo aver capito come spendiamo i nostri soldi, come consumiamo l'energia e quanto la paghiamo. L'idea quindi è passare al modello in cui io consumo e spreco dell'energia perché non so cosa fare, non produco energia, a un modello in cui divento un consumatore attento e addirittura divento produttore. A me piace parlare di democrazia energetica perché poter produrre energia vuol dire poter anche dire la nostra in un settore tipico in cui noi non abbiamo mai potuto dire nulla come utenti. Non so chi di voi ha avuto qualche problema con il fornitore di energia, però è molto frustrante tante volte dover dire solo sì, firmare contratti che sono quelli o rimani senza energia. Allora, vediamo un po', quindi i due temi che affrontiamo stasera sono: uno è risparmiare energia, cioè rendere il nostro edificio, la nostra casa o la nostra impresa meno energivora, cioè ridurre il fabbisogno energetico. Dall'altra posso anche diventare attivamente un produttore, e adesso sempre più con la tecnologia. Stefano prima diceva che abbiamo aumentato la consapevolezza, ma io direi che aggiungo anche la tecnica ci aiuta. La consapevolezza
ci rende capaci di decidere, di scegliere, di fare, di agire. La tecnologia ci consente di ottenere dei risparmi. Io faccio la freccia in giù. Sì. Allora, beh, questo l'abbiamo già detto, quindi andiamo avanti. Anche questo è abbastanza, una slide abbastanza generica, cioè risparmiare non vuol dire stare peggio. Uno dice, vabbè, io non voglio consumare tanto, abbasso la temperatura, invece di avere 20 gradi, 18, faccio 17, 16. Non è quello che vi stiamo proponendo adesso, ma vi stiamo proponendo di usare meglio la stessa energia o meno energia per stare meglio. Quindi non è vero che risparmiare sia l'equivalente di peggiorare le proprie condizioni, anzi molto spesso cambiare i serramenti, quindi evitare gli spifferi, fare un isolamento alla casa migliora il nostro benessere e in più risparmiamo soldi dopo chiaramente averli investiti sulla nostra casa. Un aspetto, beh, forse l'ha già detto Stefano, che stava a me molto a cuore, è il fatto di contribuire tutti insieme con le nostre scelte a ridurre il fabbisogno energetico del nostro paese, visto che siamo un paese che dipende dall'estero per il nostro fabbisogno. Non so se c'è la slide della casetta. Forse più avanti. Ecco qua, va bene, adesso vediamo meglio, dopo vediamo delle slide. Comunque ci sono diversi ambiti in cui possiamo lavorare: il riscaldamento della casa, la ventilazione. Noi spesso, giustamente, tutti i giorni apriamo le finestre per cambiare aria, però in questo modo anche buttiamo fuori il calore e prendiamo l'inverno e prendiamo l'acqua fredda. Riscaldiamo l'acqua calda sanitaria, raffreschiamo qualcuno di noi magari al condizionatore, sicuramente raffreschiamo il frigorifero, quindi usiamo l'energia per raffrescare un piccolo locale dove manteniamo le nostre cose, l'illuminazione, utenze elettriche, agricoltura, trasporti, acqua, bene, ok, ci sono un po' di, sono tutti ambiti nei quali possiamo agire. Non è detto che si debba agire sempre in tutti, si può fare una verifica e vedere quale è nella nostra abitazione l'intervento che ha più priorità, in quanto con un certo intervento, con un certo sborso, con un certo costo riesco a ottenere il miglior beneficio. Ecco perché si deve cercare una caccia allo spreco. Quali sono le mie abitudini? Lascio sempre luci accese, chi ha i figli magari 15 anni sa di cosa sto parlando. Magari non si mantengono le cose in pieno funzionamento, spifferi, finestre, cose, motivazioni futili, ignoranza e tese di ci sono motivi per cui vari. Ecco, in una casa le dispersioni sono più o meno suddivise in un 30% del calore che fa bisogno esce dal tetto, 25% dalle pareti, un 7% del terreno, meno perché comunque il terreno è meno dissipa meno dell'aria esterna, dalle aperture circa il 15% e qui adesso cambio, non c'è la ventilazione. La ventilazione, ci vuol dire apertura, chiusura delle finestre, cambio aria, apertura della porta, contribuisce anche quella per un 20% circa. Come posso agire sull'involucro? Allora, posso agire sull'involucro, quindi isolando la casa, oppure rendendo più efficienti i nostri gli impianti a dotazione della casa. Le case non sono tutte uguali, quindi bisogna guardare ogni casa per casa, caso per caso. Questo è un esempio di come vediamo casa nostra e di come la vediamo con una fotocamera a raggi infrarossi che evidenzia le temperature, dove la più azzurra è la più fredda, la rossa è la più calda. Si vede che qui sotto, dove quindi la foto è nero, ho una dispersione perché è il pavimento della camera sopra, per cui questo pavimento perde calore da sopra, io all'interno è scaldo ma il calore esce dal pavimento. Mostra anche che la parte più disperdente sono gli infissi, soprattutto
come si chiama Ottavio, le dispersioni che si hanno attorno alla, al telaio, mostra anche, adesso questo non ve lo so commentare bene, cos'è questa roba qua, se c'è dentro un tubo o qualche cosa, ormai c'è dentro questa serie. Comunque abbiamo strumenti adesso, fortunatamente c'è un'altra finestra. Ma forse questa è questa finestra qua, sì. E l'altro sotto è quell'altra, la finestra rettangolare. Questa dovrebbe essere questa. Queste immagini ci aiutano a capire, primo, che le finestre sono parte disperdente, secondo, se non cubriamo anche i pavimenti disperdono. Comunque abbiamo degli strumenti che ci consentono di verificare come le nostre case disperdono. Energy Como offre anche la possibilità di verificare i consumi e di verificare poi, facendo le diagnosi energetiche che abbiamo detto, light, cioè vuol dire leggeri, fatte in un modo che siano apprezzabili e sono gestibili a livello familiare, cioè diciamo con un costo anche contenuto, però con una consumazione sicuramente interessante, che ci aiutano a capire in una famiglia tipo e verificare casa per casa quali sono i consumi principali. E inoltre in uno specchietto finale aiuta la famiglia a vedere rispetto alle altre famiglie, ai bisogni normali, standard di una famiglia, se consuma più o meno e qual è l'intervento che è più conveniente fare per diminuire i consumi. Questo per esempio è un caso, un esempio, ok, allora in questo caso per esempio adesso andiamo dopo il dettaglio, spesa meno anno per riscaldamento, questa famiglia va a 1130 e 150 kWh metro quadro anno, vuol dire che è una casa in classe direi C, se non sbaglio, no, forse classe F, quindi non è la peggiore, però si può fare qualcosa. Ah no, questo è il caso medio, giusto? Questo è la famiglia media, questo è il caso in esame, mostra, essendo rosso vuol dire che siamo, in questo esempio, noi abbiamo il consumo standard e il consumo della casa reale, che è presa in esame. Essendo fabbisogno 185 kWh/anno, superiore a questo, vuol dire che mediamente questa casa che è presa in esame, in questo esempio, consuma più della media delle case prese in considerazione. Questo cosa mostra? Mostra che sicuramente sul riscaldamento sulla casa in esame può fare qualcosa, può migliorare. Adesso non so se andare nel dettaglio di quanto anno. In questo caso invece per la casa sanitaria l'esempio è verde perché il consumo è meno anzi la metà del bisogno standard medio, e per l'energia elettrica pure. Tra l'altro in questo caso forse ha un fotovoltaico questa casa, perché ha 9 kWh/anno. Allora, la diagnosi energetica ci consente di verificare dove spendiamo, quanto e cosa possiamo fare. Vediamo adesso, penso che ci siano le soluzioni. Allora, diamo anche una classificazione, se è una classe dell'edificio. Penso che voi ormai tutti quanti sappiamo che con la certificazione energetica si possa fare una classificazione delle case in base ai consumi, in base a quanti kilowattora metro quadro anno si consuma. Una casa in classe A consuma, se non sbaglio, 6 kilowattora metro quadro anno, vuol dire che consuma pochissimo, vuol dire che 6 kilowattora metro quadro anno vuol dire che se io ho una casa di 100 metri quadri consumo 600 kilowattora in un anno, i metri cubi sono 60 metri cubi di gas, per 0,9 vuol dire che spendo 50 euro di gas all'anno per riscaldarla. Sostanzialmente posso scaldarla senza usare la caldaia, basta tenere la luce accesa e il computer acceso.
per darvi un'idea della differenza, vi ho detto che prima in media una famiglia italiana consuma 19.500 kWh, no? Una casa in classe A ne consuma 600. Questo è l'ordine di differenza che si può ottenere. Allora, parte dice questa stazione di centro di riscaldamento, questo non so, lo specchietto nuovo che avete fatto, è un dettaglio che si può vedere in fase di diagnosi. Voi sapete, ormai è obbligatorio da alcuni anni anche in Italia, tutte le case che compravendiamo o che affittiamo devono essere certificate in modo tale da rendere edotto chi lo compra o chi lo affitta di quanto poi spenderà per scaldarla, perché uno magari paga proprio l'affitto ma spende tutto in riscaldamento. Quindi è interessante avere un'indicazione della classe per capire quanto energeticamente sia efficace e efficiente la nostra casa. Per migliorarlo cosa si può fare? Beh, si può fare tante cose, fortunatamente in questo caso la tecnica ci aiuta, ma nuovi materiali, nuove tecnologie ci aiutano a rendere la nostra casa, adesso ormai si parla di edifici a energia quasi zero, significa che ormai hanno fabbisogni ridottissimi. Dal 2017 anche in Italia sarà obbligatorio costruire case a fabbisogno quasi zero, vuol dire che sostanzialmente saranno tutte case in classe A o più addirittura. Cosa si può fare? Si può fare un rivestimento a cappotto, un isolamento esterno, si può fare nei casi in cui fuori non si possa fare un isolamento interno. Si possono sostituire, migliorare i serramenti e i vetri, ormai se poi dopo venite nella nostra isola ci sono tutti esempi di queste cose, nell'isola di NGCO. Si può, è una delle di solito più efficaci soluzioni, coibentare il sottotetto con degli isolanti, quando possibile, perché non sempre è detto che si possa coibentare il pavimento, soprattutto dove sotto il garage, dove sotto ho una cantina, quindi io posso raggiungerlo facilmente e senza spendere tanto posso coibentarlo. Quindi in sostanza dobbiamo cercare di tappare tutti i buchi dal quale esce l'energia, soprattutto dopo che ho fatto una termografia ho visto da dove esce il caldo. Non sempre dire io ho 20 gradi al mio appartamento vuol dire stare bene, a volte io ho 20 gradi una volta appostato, però dove io ho i piedi o vicino alla finestra ne ho 15 di gradi, perché il fatto di essere vicino a una parete fredda, io dico ma io ho i muri così, io tante volte quando vado a parlare così con gli utenti, le persone, ma io sono una casa vecchia, ho muri così di pietra, dico malissimo, questi muri d'estate vanno benissimo perché avete sempre fresco, ma d'inverno sono disastrosi come dispersione, conducono la pietra, conduce bene il calore, porta fuori il calore, vuol dire che se io sto vicino a un muro di pietra di 200 anni fa, bellissimo, sento, non so se è mai capitato, sento sempre freddo. Se io sono vicino a un muro di pietra d'inverno, se io ho il termostato che mi dà 20 gradi, io sento freddo perché il calore che irradia il mio corpo viene assorbito dalla parete. La parete succhia il calore, quindi in questi casi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di isolare per la parete, se si può dall'esterno, se non si può almeno dall'interno. Qua c'è un esempio, il benessere, il comfort che si sente sul corpo dipende non solo dal calore dove sono io, ma anche dalla temperatura dell'ambiente che mi circonda. Beh, qui ci sono dei... forse mi ricordo un attimo, non so bene i tempi che abbiamo ancora, devo parlare ancora di persone. Faccio una sintesi su una diagnosi energetica, un esempio di una casa di 120 metri quadrati, una classe G, che devo purtroppo dire in Italia è il caso classico, purtroppo le nostre case sono bellissime ma energeticamente sono piuttosto disastrose. Direi che forse 237 è una media di quelle che vediamo, 250 kWh al metro quadrato è una media normale. Non so se hai dei dati diversi o... Sì, perché voi tenete conto, no? 19.500 dicevo prima, le medie delle abitazioni italiane non sono 120 quadri.
se fossero 100 metri quadri, moltiplichiamo 100 metri quadri per 247, sono 23.700 metri kilowattora all'anno. Sì. Proprio per darvi idea, no? A volte è una forma, se abbiamo una certificazione di polivalenza, possiamo farla facilmente noi, prendendo i nostri consumi annui, ci sono metri cubi di gas, una cosa un po' a spanne, moltiplichiamo per 10, abbiamo il kilowattora, dividiamo per la metà, tutto ci viene fuori. Questo lo dico per cominciare a capire un po' come siamo organizzati, qual è viceversa il nostro margine di miglioramento. Tenete sempre presente che andiamo verso una casa in classe B, siamo già intorno ai 20 kilowattora, cioè un decimo di quello. Beh, qui c'è un riassunto del fabbisogno, ne aveva già parlato Stefano prima, un esempio di questo tipo: abbiamo circa una spesa di 520 euro all'anno con un consumo di 2007, ma secondo me è già buono, almeno a casa mia consumiamo di più. Il consumo medio ipotizzato di acqua calza in Italia è circa di 300 euro, quindi all'anno sono 3500 euro all'anno, 320 metri cubi annui, e il riscaldamento abbiamo parlato prima, 21.000-22.000 kWh anno, con una spesa di 1.800 euro all'anno. Ecco, queste sono le soluzioni. Quando facciamo una diagnosi energetica, vi proponiamo delle soluzioni e vi diciamo più o meno quanto costeranno e più o meno che beneficio vi porteranno. Fare un rivestimento isolante all'esterno, un cappotto, ha una vita utile, se fatto bene, di 30 anni e anche più, dipende poi dal materiale che usate, come lo realizzate. Si può risparmiare, vi ricordate che dal cappotto, dal muri, si perdeva circa il 30% del fabbisogno di un edificio, quindi si può andare a risparmiare la grande parte di quell'energia che esce dai muri. In questo caso evito, qui vediamo anche indicazioni di quanti chili di CO2 risparmiamo. Se un intervento di, qui non c'è, metri quadrati, se costa 9.000 euro l'intervento, risparmio 540 euro, vuol dire che in 10 anni mi ripago l'investimento. No, anche perché lì ci sono la possibilità delle detrazioni fiscali, esatto. Se no sarebbero in 10 anni 5.000 euro, perché sono invece i 9.000, perché abbiamo il 65% di detrazione. Le detrazioni parliamo tra un attimo, però per dire che ci sono questi meccanismi qua. In Italia purtroppo sono anche molto variabili nel tempo, per cui adesso questo tipo di forma vale fino alla fine dell'anno. Però è sempre la pena di stare informati, perché possono continuare, possono creare proprio dei momenti di particolare vantaggio, e quindi ragionarci per cogliere anche l'occasione. La stessa cosa la proponiamo per l'isolamento interno, quando non si può fare all'esterno, noi consigliamo sempre di farlo all'esterno se possibile. C'è un motivo tecnico che adesso forse non sto a parlare a discutere, ma anche all'interno l'intervento è meno performante, di solito vediamo il fabbisogno di energia, infatti si risparmia un po' meno, da 6.000 a 4.000 a causa dei punti termici, quindi ci sono delle ragioni un po' tecniche per cui l'isolamento interno è meno efficace di quello esterno, però anche in questo caso si ha sicuramente un beneficio anche di comfort e anche di risparmio. Si costa un po' meno, perché di solito l'isolamento interno è più semplice da realizzare, è un ritorno di comportamento leggermente più lungo, perché il risparmio che si ottiene è inferiore. Per quel che riguarda i serramenti, anche in questo caso vi ricordate l'immagine della casetta, si disperde circa il 20% dai serramenti, poi bisogna vedere tutti i serramenti che abbiamo a casa nostra, se sono vetro singolo, se sono già ridotti. Qua per esempio questa è comunale, ha dei serramenti molto vecchi, vetro singolo, no, questo è un vetro doppio, molto piccolo, però un vetro già doppio. Un serramento così penso che disperda, non so se... Non è certamente l'ultimo grido. In questo caso, se noi sostituissimo gli serramenti, potremmo ottenere un risparmio di 3.800 kWh all'anno con un ritorno sul tempo di 12 anni sull'investimento, quando i serramenti ben mantenuti possono durare anche 30-40 anni. Il costo di intervento anche in questo caso è indicato già con la detrazione fiscale applicabile, giusto? Già applicata, 6.900.
immagino. Perché la transizione fiscale la applichi dopo. Quindi lo paghi questo così, costo tempo di, no, il tempo di ritorno è Ok. Questo è il costo e il tempo di ritorno già ridotto considerando la differenza. Allora, come vedete la copertura perde circa il 30%, infatti come vedete il tempo di ritorno è più veloce perché è quello che consuma tanto, costa poco farlo e quindi di solito è uno degli interventi che si suggerisce subito, è semplice, di solito è semplice farlo, e conviene spendere un po' di più isolando un po' di più invece di stare sui 6 cm metterne 12-20, si risparmia molto, la spesa è leggermente maggiore ma il ritorno è sicuramente molto interessante. Sui pavimenti non è detto che si possa sempre fare, però vi ho detto quando è semplice farlo, c'è sotto una cantina, c'è sotto un vespaio, cioè un vespaio raggiungibile, c'è sotto un portico, si fa velocemente. Se invece bisogna rifare i pavimenti lo si fa, io adesso abbiamo rifatto un appartamento, c'era da rifare il vespaio, quindi abbiamo rifatto il vespaio, abbiamo fatto l'isolamento, la gettata, l'isolamento e poi il pavimento, vuol dire che abbiamo tra il vespaio per evitare l'umidità e l'isolamento termico sotto il pavimento per evitare che entri il freddo in casa. Su tutti gli interventi di isolamento sono tutti, beneficiano tutti della detrazione fiscale. Questo l'ho già fatto. Passo il microfono al collega di Esedra. Grazie Michele. Sono Alessandro. Io vi parlo della parte impiantistica, cioè prima ci siamo concentrati sull'involucro, capiamo come disperde il nostro involucro, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni perché questo involucro consumi meglio, quindi lo abbiamo isolato. Adesso dobbiamo dare quell'energia che manca per dare un certo comfort al nostro involucro. Come facciamo? Che cosa buttiamo all'interno delle nostre abitazioni per creare il comfort? Noi buttiamo un combustibile. Il combustibile può essere l'elettricità, il gas, può essere la legna, il cippato, ma comunque mettiamo energia, quindi abbiamo un combustibile. Dall'altra parte abbiamo un elemento che è tecnologico e in fondo troviamo il comfort, il calore, no? L'elemento tecnologico è quello che ci dà la performance della mia resa, cioè io posso avere un buonissimo combustibile, il metano, qui posso metterci una caldaia vecchia di 30 anni che per amor del cielo funziona, no? Perché le caldaie di 30 anni fa non si fermano mai, peccato che magari ha un rendimento che è il 65% contro rendimenti di oggi al focolare. Qui un'attenzione particolare, quando vi raccontano che la caldaia di condensazione prende il 110%, prende il 110% al focolare, perché altrimenti gli do 1 euro e me ne dà 1,10 euro. No? All'interno del focolare dove c'è la fiamma il suo rendimento è 110%, perché nel bruciare attraverso la condensazione recupera anche dell'altro calore, non è che abbiamo inventato qualcosa che genera più soldi di quelli che mettiamo dentro. Però, tornando all'esempio di prima, noi dobbiamo capire quanto il mio impianto, il mio utilizzatore, cioè la mia macchina, è performante. L'obiettivo ovviamente è sempre il comfort. Come possiamo ottenere il comfort per la parte di riscaldamento? Due sistemi molto semplici utilizzati, la caldaia a condensazione. Questo è l'ultimo anno in cui si possono installare ancora caldaie a 5 stelle, sono quelle caldaie non a condensazione ma che hanno una performance di caldaia, quindi un coefficiente di utilizzo superiore al 90%. Poi esistono le caldaie a condensazione, anche qui diverse taglie, perché ce n'è alcune che raggiungono il 110% di rendimento e alcune anche sotto, ovviamente in fase di investimento, di spesa, uno può decidere che tipo di caldaia utilizzare. L'altra tecnologia per fare il riscaldamento sono le pompe di calore. Due parole sul principio di funzionamento della caldaia e dei termosifoni, molto semplice questo discorso. La caldaia brucia metano, attraverso la combustione del metano andiamo a recuperare la parte latente dell'acqua, il metano ha una percentuale di acqua all'interno che non viene bruciata, non è combusta e rimane nei gas di scarico. Facendo circolare l'acqua di ritorno dell'impianto di riscaldamento all'interno del gas di scarico,
recuperiamo il calore latente. Ecco perché tutte le caldaie a condensazione hanno il tubo di scarico della condensa. Questo principio, questa tipologia di impianto si può abbinare a tutti i tipi di riscaldamento, riscaldamento a pavimento, termosifoni, qualsiasi tipo di impianto, non bisogna avere riscaldamento a pavimento per mettere le caldaie a condensazione. Si tratta di governare bene il funzionamento dell'abitazione. Un altro tipo di generatore di calore è la pompa di calore, c'è una macchina. Per spiegarla in breve, voi prendete il vostro frigorifero, poi la macchina è una pompa di calore, cioè prende dell'energia da un ambiente e la trasporta in un altro attraverso il ciclo frigorifero, che non è nient'altro un sistema con un compressore e dei gas che si espandono e si comprimono. La pompa di calore usa elettricità tendenzialmente per comprimere questo gas, recupera dall'esterno, quindi dall'esterno dell'abitazione nel nostro caso, quindi dall'aria, dall'acqua, dal terreno, i due terzi barra i tre quarti dell'energia che vi serve per far andare la casa. Mediamente le pompe di calore hanno dei COP, quindi dei coefficienti di performance che vanno dai 3,5 come coefficiente. Cosa vuol dire? Che io do un kilowatt elettrico e dall'altra parte mi ritrovo 4,5 kW termici. Io do uno e dall'altra parte mi ritrovo kilowattora termici. Qui bisogna entrare nel tema delle bollette, perché purtroppo sulle pompe di calore non esiste ancora una tariffa. C'è la norma, l'autorità ha fatto il decreto, ma manca la tariffa dedicata alla pompa di calore. Quindi, tornando all'esempio che facevamo prima, rispetto, vi ricordate il grafico di consumo che andava verso l'alto? Se io consumo 3.000 kWh, sono qui, aggiungo altri 3.000 kWh della pompa di calore, mi porto a questo livello e il costo, la convenienza della pompa di calore non c'è più. Quindi bisogna verificare se i vostri consumi sommati a quelli della pompa di calore non vanno a farvi avere un costo di un kWh troppo elevato. Se siete nelle fasce alte, si dividono i contatori. Cioè, ci sarà un contatore a utenza dell'abitazione e un contatore dedicato alla pompa di calore. Fino a che non arrivi, siamo ancora in attesa di avere la tariffa dedicata. Scusi, non ho capito, la pompa di calore è un sistema di trasformazione di queste fonti in energia termica, calda o fredda? Noi stiamo parlando di pompa di calore per il caso. Ma è un sistema di riscaldamento alternativo agli altri? Ai gas, alternativo ai gas. Ecco, una cosa che non abbiamo detto, se siamo troppo veloci, se non siamo chiari, interrompeteci pure e fate domande. Quindi fatele pure. Ah, ma alternativo, capito. La pompa di calore può essere alternativo ai gas. Quindi invece di mettere una caldaia a condensazione, scelgo la pompa di calore. Questa però consuma elettricità, e qui torniamo sul tema precedente. Devo capire quanto mi costa l'elettricità, in che fascia di consumo sono e se mi conviene rimanere con la fascia di consumo o aumentare. La fascia di consumo non va anche in base alla potenza del contatore? Allora, tutte le fasce di consumo vanno in funzione della potenza del contatore. Sui 3 kW c'è la fascia di consumo, quella, adesso non mi ricordo il termine, maggior tutela. Sopra i 3 kW non esiste più questa maggior tutela, cioè io che ho un contatore da 6 kW non ho la base che costa 15 centesimi, io parto da 20, da 20 centesimi parto. Nel caso sopra i 3 kW, il grafico che abbiamo visto prima non ha più il grande buco all'inizio, è un po' più alto, è sempre uno scalino. Ma lo scalino è tutto più alto e senza più questo grande sconto iniziale. Non è vero che l'esigenza di avere una fornitura la potenza più alta è chiaramente legata alla contemporaneità degli utilizzi, tipica cosa, no? Sto facendo la lavatrice, accendo il forno, accendo i capelli, salta tutto, allora dicono metto più potenza. Una soluzione mette più potenza, che mi fa costare poi più tutta l'energia. Un'altra soluzione da valutare bene è magari mettere dei sistemi di controllo dei carichi, per cui quando sto in quella situazione lì accendo un altro elettrodomestico, mi dice semplicemente guarda che questo qua non può funzionare, cioè mi esclude lui. A quel punto io posso decidere di spegnere un altro se posso o attendere un attimo usare questo. Uno dice sì, è più scomodo, certo,
la scomodità che quando abbiamo consumato in 4.000 kWh all'anno ci costa 300 euro all'anno, possiamo valutare. Oggi anche qui, oggi l'elettronica ci aiuta, cioè non devo più essere io che vado ad accendere la lavastoviglie, no? Ma ci sono queste apparecchiature elettroniche che puntate correttamente danno delle priorità di carico e fanno in modo che se sto assorbendo troppo staccano dei carichi, diciamo, non privilegiati, non staccano il frigorifero e il freezer ovviamente, staccano la lavatrice, la lavastoviglie, non permettono di usare magari il ferro da stiro, il fono, cioè quello che consuma in casa è tutto quello che scalda, non è la lampadina, o perlomeno non è così tanto la lampadina, poi vedremo che anche sulle lampade possiamo fare dei salti tecnologici molto interessanti, ma sicuramente non è la lampadina, che, cioè, se ci serve la luce adesso in questo momento non è che posso spegnerla e stare con la pila in fronte, posso però posticipare, no, delle utenze che non mi servono istantaneamente. Le lampadine diventano pesanti perché durano tanto tempo, noi lo facciamo dalla lavatrice 10 ore, lo facciamo andare al forno 10 ore o stiriamo per 10 ore, mentre in inverno le lampadine sono accese anche in questa quantità durante il giorno. E tenete sempre conto che l'energia è potenza per tempo. Dov'è che schiaccia? Quindi diventa importante il tempo. Può essere poca potenza, ma per tanto tempo o viceversa. Ecco, il problema di avere un contratto di fornitura ad alta potenza è molto legato a degli utilizzi che più delle volte durano poco tempo, ma vogliamo fare tutto assieme. Se diventiamo capaci di separare queste cose, che come diceva Alessandro, ci sono anche le potenzialità di temporizzare le cose, ormai si fa tranquillamente con la lavatrice e va molto la pena di farlo. Lo dico sempre, specialmente quando si ha un impianto fotovoltaico, non usate più il sistema delle fasce per cui faccio andare la lavatrice di notte, no, la lavatrice la punto e fa andare a mezzo di giorno, che va con la mia energia, e tutte le energie più risparmio. Però questo è un tema che preferisco. Parliamo un po' invece dell'illuminazione del DER con Fernando dell'azienda LASIA, noi cerchiamo di occupare il più possibile con anche proposte concrete tutti i settori che vogliono. Beh, quindi ricollegandoci a, diciamo, quello che è il risparmio energetico, anche una razionalizzazione della, diciamo, della scelta opportuna di lampade, nella fattispecie LED, diciamo, pur nel loro piccolo, ma considerando la durata dell'accensione prolungata nel tempo, può produrre un risparmio che può essere preso in considerazione. Come spiegava prima, ma non mi ricordo il nome all'inizio, le lampade finora che tradizionalmente conosciamo sono le lampade a incandescenza, le lampade che adesso non sono più in commercio, le lampade alogene e le lampade a fluorescenza compatta, che sono praticamente quelle che noi chiamiamo a risparmio energetico, no? Vediamo che, se facciamo un breve excursus delle caratteristiche di queste lampadine, le lampade a incandescenza praticamente sono, come diceva prima, appunto sono delle stufette, perché più del 90% dell'energia, della corrente che viene assorbita dalla lampada viene trasformata in calore, solo il 5-10% massimo va sotto forma di energia luminosa. Tanto per dare un'idea, dunque, quando noi parliamo di energia luminosa la misuriamo in lumen. Tanto per dare un'idea, una lampadina incandescenza ha la caratteristica di produrre 10 lumen ogni watt di potenza installata. Ricordiamoci questo numero. Dopo, diciamo, considerando che queste lampadine a incandescenza consumavano e rendevano pochissimo dal punto di vista luminoso, la Comunità Europea ne ha vietato anche l'uso dal 2013, dal 2012, e non sono più in commercio e sono state sostituite dalle lampade alogene. Queste hanno un vantaggio rispetto alle a filamento, quelle a incandescenza, in termini di efficienza, quel 10 lumen per watt si raggiunge la soglia dei 15 lumen per watt, quindi hanno
una volta e mezza in più, diciamo, di efficacia. Le fluorescenti compatte, che sono quelle che appunto vengono chiamate appunto risparmio energetico, hanno come valore 50 lumen per watt, quindi rispetto all'incandescenza hanno un'efficienza di 5 volte, quindi diciamo che per avere la stessa energia luminosa basta, è necessario un quinto della potenza. Tanto per dare un'idea, non so, una lampadina da 100 watt incandescenza che produceva 100 lumen di energia luminosa può essere sostituita da una 65 watt ad alogena e una 20 watt fluorescente compatta. Quindi noi abbiamo, anziché consumare 100 watt, consumiamo 20. Ecco che l'ulteriore passo successivo e il futuro che sarà, che è già iniziato ma che porterà, diciamo, enormi vantaggi, è l'uso del LED. Il LED è praticamente una fonte di energia luminosa che non avviene più attraverso il riscaldamento del filamento né attraverso una scarica elettrica in un gas, come avviene nelle fluorescenti, nella situazione delle fluorescenti. E l'efficacia di questa illuminazione è data da questo rapporto lumen per watt, che si attesta nelle lampade di ultima generazione a 80 lumen per watt. Quindi ricordatevi, 10, 15, 50, 80. Quindi abbiamo fatto un ulteriore salto, da 50 lumen per watt siamo passati a 80. Quindi abbiamo 30 su 50, vuol dire un ulteriore 60% di aumento di efficienza. Questo si traduce, come ho detto prima, in una necessità di una minor utilizzo di potenza. Dov'è? Ecco, per esempio, questo qui sono un confronto praticamente di quello che dicevo prima. Una lampada incandescenza da 100 watt viene sostituita da una lampada fluorescente compatta da 20, e quindi io avrò un risparmio di 80 su 100, avrò più dell'80% di risparmio energetico. Passando poi da 20 watt a 12 watt, il risparmio sarà ulteriormente 8 su 20, sono un ulteriore 40%. I vantaggi del LED poi, soprattutto, io immagino che quasi tutti noi, penso tutti, siamo passati alle lampade a basso consumo energetico, che presentano però degli svantaggi, soprattutto legati al fatto che non raggiungono la massima potenza immediatamente, hanno magari, non so, in alcuni casi anche un minuto prima di raggiungere la massima efficienza al minuto. Dopodiché sono molto sensibili al fatto del numero delle accensioni. Molto spesso si consumano di più in relazione al numero delle accensioni. Infatti le lampade a basso consumo energetico hanno mediamente una vita di 6.000 ore circa, però vengono influenzate parecchio, come dico, dal numero di accensioni. Dopo 4-5.000 accensioni la lampada brucia. Ecco che allora, per esempio, nelle parti comuni dei condomini, non so, nelle trombe delle scale, dove c'è l'impianto con la temporizzazione, non sono tipicamente la scelta ottimale. Ecco, i LED sopperiscono a tutti questi inconvenienti perché hanno praticamente una vita, diciamo, praticamente illimitata. Dalle 6.000 ore di funzionamento di una lampada fluorescente compatta, che già rispetto all'incandescenza ha già una vita 6 volte tanto, perché una lampada incandescenza e vecchia a filamento avevano mediamente 1.000 ore di funzionamento. Ripeto, quindi i LED hanno dalle 30 alle 50.000 ore di funzionamento. Vuol dire che mediamente noi in una casa teniamo acceso
mediamente 4 ore al giorno, una cucina vuol dire una lampada dura 25-30 anni, tanto per renderci conto. Quindi non c'è il discorso, diciamo, del cambio, non c'è la necessità non è influenzata dal numero delle accensioni, e non ultimo poi c'è il discorso che nessuno lo sottolinea mai abbastanza, nelle lampade fluorescenti compatte c'è la presenza di metalli pesanti come il piombo o il mercurio, per cui una lampadina di quel tipo lì praticamente non va buttata nella spazzatura, ma è un rifiuto speciale, quindi teoricamente bisognerebbe consegnare delle isole ecologiche o quantomeno, ma nessuno lo fa, ricordarsi di tenere lo scontrino, perché con lo scontrino potremmo andare, una volta che è bruciata, da chi l'abbiamo acquistato, perché nel prezzo di acquisto paghiamo anche lo smaltimento. Diciamo che i LED rispetto alla situazione vecchia delle luci tradizionali incandescenza rappresentano ancora un risparmio notevolissimo. Abbiamo detto, in questo caso 12 watt contro 100 sono il 90 più del 90% di risparmio. Quindi i vantaggi del LED sono, come ripeto, un'elevata durata di funzionamento, 40-50 mila ore, quindi il fatto che hanno quindi un rendimento elevato rispetto alle precedenti lampadine, quindi tutte, come dico prima, nelle applicazioni dove c'è paradossalmente più tempo di accensione, come i corselli, nelle parti comuni, dei garage, piuttosto che le scale, piuttosto che i vialetti di illuminazione, o addirittura, non so, anche nell'ambito pubblico, i fari di illuminazione, qualsiasi tipo, diciamo così, di impiego che prevede un utilizzo abbastanza elevato nel tempo, il LED praticamente è la scelta obbligata. Inoltre hanno il vantaggio che lavorano anche sono i LED, possono lavorare anche a meno 40 gradi. Se noi mettiamo una fluorescente compatta, quella di risparmio energetico d'inverno, fuori vediamo che ci mette molto più tempo ad arrivare in temperatura, mentre il LED non ha di questi tipi di problemi. Infatti, come dice lì, lavora anche da 40 gradi. L'accensione è istantanea e, come dico, la durata non è influenzata dal numero di accensioni e spegnimenti. Inoltre, come ho detto prima, 50.000 ore di funzionamento fa sì che, insomma, cioè, io per esempio quelle che ho messo in casa mia immagino che le si sfrutterà mio figlio. I prezzi, se sembrano in prima analisi diciamo abbastanza, insomma, hanno un impatto, perché una lampadina, per esempio, come abbiamo visto prima, di questo tipo, faccio il su per tornare indietro, ok, ecco, una lampadina di queste, qui da 12 watt hanno dei costi, almeno quelle che vendiamo noi, sui 20-25 euro. Però se si fanno i conti praticamente rispetto anche alle fluorescenti compatte, si ha ancora un risparmio, come dico, almeno sulla bolletta, più del 40%, perché sono i primi praticamente. Se noi dobbiamo, non so, piuttosto che cambiare il frigorifero, che magari è ancora di classe B piuttosto che non A o A++, se noi che il frigorifero ci costa non so quanti centinaia di euro, se cambiamo una lampadina, quello che vi spiegava prima, il primo watt che andiamo a risparmiare lo risparmiamo alla quota massima della fascia, diciamo, di consumo, cioè lo risparmiamo a 0,35 kWh. Di potenza.
costo della potenza. Vabbè. Okay. Finito. Finito, bello. Non comincio io. Sì, io riprendo dal tema il sistema incentivante. Allora, l'Italia si è dotato di un sistema incentivante da parecchi anni, le prime detrazioni fiscali sono nate nel 96 e danno un vantaggio per tutte le persone, in questo caso persone fisiche, quindi chi paga IRPEF, per nel caso di ristrutturazioni, adeguamenti tecnologici o interventi volti al risparmio energetico. Come funzionano questi meccanismi? Devono raggiungere degli standard minimi. Noi non dobbiamo dimenticarsi che io, anche se faccio l'intervento in casa e non voglio detrazioni fiscali perché o non posso detrarle o non mi interessano, io devo garantire degli standard minimi dati dalla normativa vigente. Faccio un esempio banale: oggi se ristrutturo una copertura, faccio una manutenzione straordinaria, minimo devo mettere 8 cm di poliuretano espanso o un materiale che mi dia un coefficiente di dispersione inferiore allo 0,024 su grado Kelvin. Questa è la normativa minima. La detrazione fiscale o la riqualificazione energetica cosa dice? Se vuoi ottenere un beneficio maggiore, quindi in questo caso la detrazione fiscale, devi arrivare a una riqualificazione energetica che porti questo elemento, quindi tornando all'esempio del tetto, a un minimo 0,12, quindi ti devi alzare, devi investire più soldi, io a quel punto ti premio. Quindi il tema è questo. Come si ripartiscono le detrazioni fiscali? Penso questo lo sappiate tutti, oggi sono confermate a 10 anni, c'è stato un periodo in cui era da 3 a 10, poi si è passato da 5 a 10, la scelta adesso è fissata a 10 anni. Quindi io investo questo per tutte le detrazioni, 50, 55, 65, io investo 1000 euro, anche qui dobbiamo cambiare anche la tipologia, il nome delle cose che diciamo, io investo 1000 euro, non spendo. Investo 1000 euro nella mia abitazione, no? Di questi 1000 euro, se ho fatto una riqualificazione semplice, quindi quella volta risparmio energetico del 50%, ottengo uno sgravio fiscale del 5% all'anno, quindi mi ritorneranno, recupero dalle mie tasse 50 euro all'anno, se 10.000 euro in proporzione è tutto così. Scusi, prego. Io ho fatto a livello condominiale una cantare di condensazione. Sì. Ma quindi... In quota millesimi. No, ma dico, questa detrazione è fatta per 10 anni. Sì. Allora, voi avete speso come condominio 10.000 euro. Sì, la detrazione è il 50%, facciamo finta, sono 500, sono 10.000 euro, la detrazione è 500 euro all'anno. Diviso in millesimi sui condomini, ovviamente, non è 500. Ma io presentare al mio commercialista ogni anno una cosa? Basta. No, si fa una volta sola, si presenta, poi viene scritto fisicamente sul 730 e riportato negli anni a venire. Ah, quindi per 10 anni avrò la detrazione? Sì, però ovviamente in quota parte millesimi. Se la sua quota di investimento è stata 10.000 euro, avrà 500. Se 10.000 euro sta sul condominio, sarà 500 diviso nei suoi millesimi. Okay. L'altro incentivo che riguarda tutto quello che è risparmio energetico è il conto energia termico. È un meccanismo abbastanza complesso, non ve lo spiego perché se avete capacità di detrazione fiscale è più conveniente quello. Questo è un altro tipo di incentivo che noi usiamo pochissimo, direi quasi mai, perché è un meccanismo tipo il conto energia che c'era per il fotovoltaico che premia e dà un incentivo in soldi. Tendenzialmente i privati usano la detrazione fiscale, le aziende, gli enti pubblici o chi non ha capacità di detrarre, vi faccio un esempio, chi lavora in Svizzera paga le tasse dall'altra parte, quindi qui non versa IRPEF, quindi non può detrarre, utilizza questo meccanismo. Però non ve lo racconto, è abbastanza lungo e difficile da spiegare, quindi lo saltiamo. Sappiate che se c'è qualcuno che non può detrarre dalle tasse, c'è un altro meccanismo. Che cosa è possibile introdurre? Questa devo sempre fare io, non mi ricordo già più. Col
passare anche a Cristian. Cristian, se no parlo sempre io. Questa volta tocca a Cristian. Elettricarogeno. Elettricarogeno. Buonasera a tutti. Ma quanto manca? 10 minuti è finito. Ah ok, grazie, perché quindi non basta. No, no, perché per il tempo. Allora, facciamo una cosa abbastanza breve. Le fonti energetiche rinnovabili. Possono essere di diverso tipo. Innanzitutto quella principale è legata al sole. Poi abbiamo altre fonti che sono quelle del calore dell'aria della terra. Per ultimo le biomasse. Biomassa, è molto semplice, la legna e la biomassa. Quindi un camino legna. Quando è messo? Non è che è? D'agosto. Per quanto riguarda il sole, le energie rinnovabili tipiche sono quelle legate al fotovoltaico, quindi produzione di energia elettrica, e solare termico. Solare termico per la produzione di acqua calda, che la posso utilizzare poi come acqua calda sanitaria oppure anche per riscaldare l'appartamento. Con solare termico sostanzialmente si va a risparmiare che cosa? Il gas metano. Quindi il sole che scalda dall'acqua che non deve essere scaldata dalla caldaia. Per quanto riguarda il fotovoltaico, invece, cosa produciamo? Produciamo energia elettrica. Rispetto al precedente caso del solare termico, dove io produco energia termica, se l'energia termica non la utilizzo, l'energia è in qualche modo persa, no? Immaginate che il solare termico cosa ha? Un serbatoio di acqua calda, no? Che per fare per esempio la doccia alla sera. Se io non la uso, l'acqua rimane lì. Il giorno dopo scalda con la nuova acqua fino ad arrivare a una certa temperatura. Tipicamente nel serbatoio si possono arrivare a temperature massime di 80 gradi. Dopodiché si interrompe il sistema, altrimenti danneggio il serbatoio stesso. Per quanto riguarda il fotovoltaico invece, questa problematica non sussiste, in quanto nel fotovoltaico tutta l'eccedenza di energia che viene prodotta, dove va? Va in rete. Quindi o la utilizzo, se non la utilizzo va in rete e viene pagata questa energia. Pagata in che modo? Attraverso il meccanismo dello scambio sul posto. Quindi sole, pannelli, o produzione energia elettrica, l'energia elettrica o viene autoconsumata direttamente oppure va in rete. Vedete, qua sono questi tipi di contatori. In realtà il contatore fisicamente è un unico contatore, ma è un contatore bidirezionale che contabilizza l'energia che metto in rete e contabilizza nel contempo l'energia che prendo dalla rete quando l'impianto fotovoltaico non funziona. Per quanto riguarda il patrimonio fotovoltaico, ma non solo, anche solare termico, caldaie, quindi tutto quello che è l'impiantistica, diciamo, legata alle rinnovabili, aveva creato negli anni dei gruppi d'acquisto solidali, in patrimonio per il fotovoltaico, partendo sostanzialmente dalle esigenze delle singole famiglie, no? L'esigenza era di riunirsi in gruppi, no? In modo tale da poter affidare i propri impianti ad aziende serie, no? Nel nostro caso attraverso il GMOMO, che penso che sia stato ampiamente spiegato inizialmente che cosa fosse, abbiamo creato proprio questa rete, grazie anche all'isola che c'è, che è promotrice di questo progetto sul territorio, per creare appunto questi gruppi d'acquisto in modo tale che chi vuole aderire non è lasciato, diciamo, allo sbando di avere N preventivi da N aziende e quale scelgo, no? Viene fatta tutta una politica legata alla qualità del prodotto, no? Del sistema. Quindi attraverso questi gruppi d'acquisto poi si rimane all'interno di una rete per cui tutti quelli che aderiscono al gruppo d'acquisto poi tra di loro sono collegati, no? In modo tale che
uno rimane dentro sempre nella a vita, diciamo, in questo circuito, e se c'è anche qualche problema sa dove andare, sa a chi rivolgersi. L'idea è proprio quella di creare una comunità tra le famiglie e anche le aziende, in cui il legame che si è creato una volta con l'installazione non finisca perché io ti ho pagato l'ultima fattura e tu hai terminato il periodo della garanzia di 2 anni che mi dai, ma che possa essere proprio un trasmettere la storia, come dicevo all'inizio, no? Del buon funzionamento che ha avuto il mio impianto, delle promesse fatte inizialmente che sono realizzate, che diventa un sistema migliore per dare una garanzia a una famiglia nuova e per valorizzare il lavoro di un'azienda insieme. Cioè, l'idea è proprio quella che grazie alla presenza sul territorio delle aziende, diciamo, ecco, non è qualcuno che viene qua perché c'è l'occasione da fare e poi trova più interesse a fare un'altra cosa e smette di fare la sua attività, ma vedere veramente anche l'azienda come una risorsa per il territorio e dal punto di vista dell'azienda vedere una famiglia che consapevolmente conosce l'azienda e quindi ha chiaro il valore anche del prezzo che stanno pagando e tutto gira bene. Ecco, infatti abbiamo visto anche dal punto di vista, per una volta parlo un po' dal punto di vista delle aziende, una delle cose che i gruppi d'acquisto favoriscono per le aziende è uno, avere famiglie che conoscono bene cosa vanno a prendere. Quindi non è poi necessario che un'azienda esca e debba presentare ancora tutto. Questo lavoro lo facciamo noi come isola, col vantaggio che lo facciamo dicendo guarda che secondo noi quello che c'è bisogno è questa cosa, senza un bisogno commerciale in questo. E dall'altro punto di vista, un'azienda che è proprio una famiglia che proprio perché conoscendo meglio cosa prende non ha bisogno di dire adesso io non ti pago l'ultima fattura perché voglio vedere se hai fatto il lavoro bene, ma ha questa garanzia e quindi abbiamo sempre visto che il pagamento sia stato fatto in modo tranquillo da ambo le parti. Perché poi abbiamo visto che qualora fosse venuto fuori dei piccoli problemi, che a volte possono capitare, tutti che ci diciamo non succedono mai problemi in questo mondo qua, no? Magari un attimo che si era rotta quando stavamo lavorando e uno non se ne è accorto, questo si crea un problema che si esce subito, lo si sistema senza che la famiglia ci debba mettere qualcosa e quindi dica no, adesso io non ti pago l'ultima fattura perché metti che domani c'è qualcosa che non va, dopo tu non ti fai più vedere. Il clima che c'è non è questo. E questo è un grande aiuto, infatti siamo partiti nel 2008 col primo gruppo d'acquisto per il fotovoltaico dove c'era un'unica azienda che ha realizzato, che era la nostra, che ha realizzato 28 impianti. Adesso questo meccanismo di fare rete consapevole con le famiglie ha portato a circa 200 impianti realizzati tra fotovoltaico e il resto, no? E ad avere un gruppo di aziende, siamo circa 8 aziende della famiglia, giusto? No? Quindi siamo arricchiti sia noi e penso anche le famiglie in cui tutte le nostre aziende che fanno parte di Energicomo sono andate poi ad operare. Vi ringraziamo, ecco, anche perché l'intervento è stato un grazie. Lasciate il vostro nome e indirizzo email, guardate la mangiare. Indirizzo email.